Toril con Bell che mantiene la pole position, subito affiancato dalla Lexus di Albert Costa. Sfilano i due alla prima curva, si inserisce anche Com Ledogar all'interno della battaglia con l'italiano Ciocci, che deve mantenere il passo per non impattare con gli avversari. Battaglia anche nelle retrovie col contatto tra la Lamborghini e la Ferrari per le posizioni di rincalzo, con la McLaren che sfila. Sorpasso all'interno per Farnbacher nei confronti della Mercedes. Raton Racing protagonista in questo debutto con Ling Liberati nel GT Open. Squadre italiane sugli scudi. Al cambio piloti riesce la McLaren 88 di West a uscire davanti a Balfe, ma bastano pochi giri a Philip Fronwiller per portarsi all'attacco delle due McLaren. In due curve, da terzo a primo, con la posizione di testa nelle mani della Lexus al debutto nel GT Open, nella classifica della Pro-Am definita, con Balfe e West ad inseguire. Taglia dunque il traguardo vittoriosa la Lexus RCF GT3 dell'Emil Frey Racing, debutto assoluto nel campionato e sulla scena internazionale, la gioia dell'Emil Frey Racing al debutto in questa serie davanti alle McLaren 650F di Balfe e West. Nel retropodio con Albert Costa e Philip Fronwiller, dicevano prima al microfono di Alfredo Filippone quanto avessero desiderato questo successo. I ringraziamenti di Costa a chiunque abbia creduto in lui in questi anni. Difficile per lo spagnolo andare avanti dalla carriera formulistica, ma siamo sul podio. L'abbraccio, la stretta.